ci rende tutti allegri, ci muoviamo all'impazzata, ondeggiando fianchi e braccia. Benvenuti amici ad una nuova puntata di Piacere e Sapori. Oggi ci troviamo a Reggio Calabria, dove già da qualche giorno è sbarcato il circo. Quindi seguiteci perché andiamo a vedere lo spettacolo. Il nostro pagliaccio è aspettatissimo da tutti i bambini. Certo, certo, anche noi siamo emozionati perché dobbiamo stare avanti i bambini, che è lo più bello che può esistere, penso. Il sorriso di un bambino è il più bello che può esistere. Come ti chiami? Cesare. Fai questo lavoro? È un bel tempo, più o meno 30 anni, 35 anni, sì. Sei un po' vecchiotto io. La sala trucco delle nostre artiste. Quanto tempo impiegate per truccarvi? Per truccarci dipende, da 10 ai 15 minuti, dipende. Effettuate tutto qua dentro? Sì. Il trucco, il parrucco, gli abiti? Sì, questo è il nostro spogliatoio, dove ci cambiamo, dove ci prepariamo per tutto. Con il tempo contato, ovviamente. Sì, sì, perché adesso tocca a me. Ma che numero fa? Lavoro con i cavalli in un esercizio d'alta scuola. Ok, ci vediamo dopo allora. Você sabe fazer feijoada? Vem Maria, nega, bebê. Vem Maria, toca de ver. Vem Maria, quero você. Vem Maria, para a Bahia. Vem Maria, caipirinha. Vem Maria, pra alegria. Vem Maria, pra feijoada. Vem Maria, dança molhada. La serata? Beh, diciamo, il debutto ha risposto molto bene. Reggio Calabria al Circo Orfei è stato pieno sia il pomeriggio, quello delle 17, e anche questo il serale, diciamo, perfetto, molto bene.
da quanti anni è che lavori con gli animali? Da circa 40 anni ho iniziato questa attività, averne 7-8 anni la passione con gli animali, accarezzandoli, dargli da mangiare, e piano piano mi è venuta questa passione da piccolino, dai, circa 6-7 anni avevo. Visto il vostro spettacolo, ci parlate un po'? Certo, naturalmente faccio un numero di gaucho, folklore argentino. Originalmente i gaucho erano cowboy argentini, usavano le bolas per prendere le prede, diversi animali usavano le bolas e facevano musica con los bombos, i tamburi come noi. E dopo tempo è diventato un numero per presentare il folklore d'Argentina, con ballo di malambo, con diverse musiche e le bolas con cui hai visto che facciamo le ritmiche. Da quando abbiamo iniziato a provare questo numero l'abbiamo fatto sempre in due, quindi naturalmente lavora mio fratello con me, Davide. Sì, sì. Un po' di bravi. Sì.